I carabinieri hanno arrestato questa mattina per corruzione Enzo De Santis, sindaco di Ponzano Romano, comune a nord della capitale. Insieme al primo cittadino sono stati indagati un consigliere comunale di Ponzano e l'ex presidente dell'Assemblea Capitolina, Mirko Coratti. Tutti hanno ricevuto utilità da Sergio Scarpellini, l'immobiliarista già arrestato dai carabinieri per corruzione il 16 dicembre 2016, insieme all'allora dirigente del comune di Roma Capitale, Raffaele Marra. Il GIP del Tribunale di Roma ha disposto a carico dei tre indagati il sequestro di beni per circa 750.000 euro ritenuti profitto dalle tangenti ricevute. I carabinieri hanno inoltre perquisito le abitazioni dell'ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini e dell'ex vicepresidente della Regione Lazio Luciano Ciocchetti. Il referendum ha valore consultivo. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi si è espressa oggi sul referendum per la messa a gara del trasporto pubblico locale, attualmente affidato in house ad ATAC, che si terrà il prossimo 11 novembre. Secondo la prima cittadina, che oggi ha presenziato la semestrale 2018 di ATAC, tante persone in questi anni hanno visto erogare un servizio non al livello delle altre capitali europee e si sono sentiti dire che l'alternativa era la liberalizzazione. Ma la nostra sfida è quella di dire che ATAC può invece essere efficiente come il privato restando pubblica. Controlli a tappeto della polizia di Roma Capitale questa mattina nel campo nomadi La Barbuta in zona Ciampino. Bloccati gli autocarri connessi ai reati ambientali. Si tratta di mezzi che trasportano rifiuti tossici e che poi vengono dati alle fiamme causando danni ambientali e ai cittadini di quest'area, ha spiegato il comandante dei vigili Antonio Di Maggio. Non solo, i fumi che si alzano costituiscono anche un pericolo per l'atterraggio degli aerei nell'aeroporto di Ciampino. I vigili hanno quindi disposto il divieto di accesso al traffico veicolare salvo casi di emergenza. Le operazioni andranno avanti anche nei prossimi giorni. Dall'accesso al credito all'internazionalizzazione, dalla semplificazione amministrativa fino alla promozione culturale e turistica del territorio. Sono alcuni dei 10 punti della nuova alleanza per lo sviluppo stretta oggi tra Unione Camere Lazio e la Regione per favorire lo sviluppo economico, sostenere l'occupazione e stare al fianco delle oltre 655 imprese del territorio. Nel Lazio c'è un grande bisogno di sviluppo, ma dal 2016 il PIL è sopra la media nazionale, ha ricordato il presidente di Unione Camere, Lorenzo Tagliavanti. Per il governatore Nicola Zingaretti, il Lazio ha recuperato posizioni grazie a delle scelte fatte, non essere stati pigri e aver lavorato insieme.